Firenze aspettava, mi pare, 15 anni, 14, non lo so, io da 11. Con questa serata abbiamo cancellato tanti brutti ricordi che ci legava, ahimè, anche 2 anni fa, no, ma non è per quello, questo è per la città, è per loro, è per tutti. Perché adesso non c'è qual è più il prossimo obiettivo dopo aver battuto la Juventus? Ma l'importante è ritrovare questo spirito di oggi, eravamo lì sul 2-0, Neto è riuscito a salvare il risultato quando invece loro stavano per chiuderlo. Da rigore poi è scattato qualcosa in testa ai ragazzi, perché il valore ce l'hanno adesso. È il primo trofeo della Laura. No, beh, adesso è una partita, però non era la partita. Quindi... No, una cosa mi piace dire, ho visto delle mitragliate, no? Mitragliate ai gol degli altri, allora ci portano bene queste mitragliate. Abbiamo dato 4 fucilate. Giuseppe Rossi è una scommessa vinta oppure ci credevate tantissimo in questo ragazzo? A noi ci credevamo molto, molto, quindi forse per altri era una scommessa, ma per noi è stata sempre quasi una certezza, sicuramente. Adesso poi. Sono contento per loro, lo aspettavano da 15 anni, una vittoria così credo che rimarrà nella storia, contro una grandissima squadra, forse la più forte Juventus che ho visto negli ultimi anni, almeno quella del primo tempo, determinata, questa sera ha vinto anche il cuore. Ha vinto Firenze, ha vinto i nostri tifosi, hanno vinto. Che peso può avere su tutta la stagione? No, adesso bisogna stare con i piedi. Usciremo stasera. Ha vinto con il cuore, questa è la cosa importante, poi non hanno fino all'ultimo. Difficile guardare stasera. Non fa nulla per raggiungere. Rimanere con i piedi per terra.